Graneo de Pevare, granello di pepe. Così era soprannominato Jacopo Robusti, detto Tintoretto, dai suoi contemporanei. È difficile pensare che uno dei pittori maggiormente dotati di creatività, vigore, vitalità, non si sia in realtà praticamente mai mosso dalla sua città natale, ovvero Venezia. Era attaccato come un ragno alla propria ragnatela, alla stessa maniera alla sua città, Venezia. E Venezia la troviamo nella sua tavolozza, piena di riflessi, piena di colori variopinti che lui vedeva nei rii, nelle calli, nei palazzi veneziani e così li trasferiva tali e quali nelle sue enormi opere. Tintoretto fu un pittore estremamente prolifico, dipinse in continuazione durante tutta la sua vita, mosso da un furore interiore e venne molto molto apprezzato proprio per questa sua modalità. L'opera conservata all'interno del nostro museo proviene dalla distrutta chiesa di San Michele a Vicenza. Si trovava in centro storico, proprio in prossimità dell'omonimo ponte. Venne distrutta dopo essere stata secolarizzata all'inizio del 1800. Fu commissionata dalla famiglia Godi, che aveva all'interno della chiesa, che apparteneva all'ordine degli Agostiniani, una cappella gentilizia, una tomba di famiglia. Girolamo Godi chiamò per realizzare la sua cappella gentilizia all'interno della chiesa agostiniana di San Michele due grandissimi artisti. Da un lato Tintoretto per realizzare la pala che vediamo qui al museo e dall'altra parte la bottega dei Pedemuro, nella quale all'epoca stava lavorando un giovane e promettente Palladio. Contemporaneamente Palladio stava realizzando per la famiglia Godi la meravigliosa villa a Lonedo di Lugo. Il titolo dell'opera è Sant'Agostino che risana gli sciancati. L'episodio viene tratto dalla leggenda aurea di Jacopo da Varagine, il quale raccontò che durante un pellegrinaggio verso Roma un gruppo di derelitti, tra cui vediamo degli invalidi, dei ciechi, degli storpi, che si stava appunto avviando verso la città eterna, vide apparire dall'alto la figura di Sant'Agostino, che li salutò e li benedisse. La tematica dell'assistenzialismo si riaggancia ad una disputa che all'epoca in cui venne dipinto questo quadro, ovvero la prima metà del Cinquecento, era molto accesa nel territorio della Serenissima in particolare, ovvero la controversa questione tra i protestanti che sostenevano la giustificazione per fede e la Chiesa cattolica che invece sosteneva che per raggiungere il paradiso fossero anche necessarie delle opere di bene. Una regia compositiva, quella di Tintoretto, davvero molto molto complessa e molto molto efficace. Quello che lui realizzava in quasi tutte le sue opere, tra cui anche il Sant'Agostino che vediamo qui ai Musei Civici, è una scenografia teatrale vera e propria, in cui vediamo tutta una serie di personaggi che dal primo piano si avvicendano in torsioni e grovigli di memoria michelangiolesca verso un punto di fuga centrale che vediamo quasi evanescente alla fine della composizione, nella quale troviamo una silhouette di una chiesa che quasi scompare in mezzo alla nebbia, ma che possiamo riconoscere in maniera molto molto sorprendente, perché il portale di quella chiesa è in maniera inequivocabile lo stesso che la famiglia Godi aveva commissionato ad Andrea Palladio per la chiesa dei Servi di Maria vicino alla Piazza dei Signori. Costumista, scenografo, tecnico delle luci, regista, tutto questo era Tintoretto nel momento in cui realizzava le sue opere.